Uno dei punti d'appoggio della rete di spaccio era il bar Casablanca di Piazza Isolo. Il locale è stato posto sotto sequestro dalla Questura di Verona nell'ambito dell'operazione antidroga diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. 3 anni di indagini hanno portato al sequestro di 5,5 kg di cocaina e a 2 arresti in flagranza a Trento e a Foggia. Tra i fermati, un italiano e un albanese, c'è anche il leader della QBR, la baby gang con base a Borgo Roma, già responsabile di rapine, furti, ritorsioni e spaccio. Per il questore Roberto Massucci è alto il rischio che la criminalità assoldi i giovani di quei gruppi come manodopera per il rifornimento di piazze di spaccio. Serve dunque alzare il livello di attenzione. Sul tema è intervenuto oggi il deputato veronese Ciro Maschio, presentando il decreto legge Caivano contro bullismo, cyberbullismo e criminalità giovanile. Ci sono un sacco di misure che consentono ai questori maggiori poteri di intervento, dall'ammonimento all'obbligo di dimora, al divieto di allontanarsi o di frequentare certi luoghi, interventi efficaci anche nell'utilizzo della telefonia e dell'informatica, con obbligo per i fornitori dei servizi di avere dei parental control e con una responsabilità dei genitori qualora ci sia la violazione e vengano commessi atti illegali con l'uso della telefonia. Diciamo che se fossero già state in vigore queste norme, anche nella risposta alle baby gang della nostra città, le forze dell'ordine e la magistratura avrebbero avuto degli strumenti per intervenire più velocemente e più efficacemente, anche se va fatto un plauso ovviamente alle operazioni che sono state compiute. Fondamentale risulta la collaborazione dei genitori, spesso proprio questo è il nodo più difficile. A questo scopo il decreto prevede misure dalle multe al carcere fino alla perdita della potestà genitoriale per le famiglie disinteressate o responsabili della condotta delittuosa dei giovani. Ci sono sanzioni economiche, sanzioni penali e ovviamente percorsi di assistenza sociale e scolastica che consentono un monitoraggio sull'adempimento degli obblighi.